No, sono... guardate, lasciatemi stare, sono proprio come un leone fuor d'acqua, guarda. Perché non so, sono nervoso, insomma... Ma no, ma non è il caso di... Insomma, le donne sono delle brave persone, no? Però non bisogna prestargli la macchina, lo dice la parola stessa, donna al volante, raccapricciante, no? Cioè, è stato per via... Cosa mi è venuto in mente a me di prestare il camion a questa qui? A questa qui. Gli ho prestato il camion. Vuoi il camion? Però ci sono le chiavi, no? Glielo dati, no? Però io pensavo che fosse una persona della... Se ci riuscirò. Mi ha distrutto il camion. Proprio... Tu giri ormai le spalle a me. Scusa, stavo spiegando del camion, no? Gli ho dato il camion, gli dico... Insomma, me l'ha riportato senza le frecce. Non funzionano più, è fermo sulla Serravalle, pieno di benzina fin qui. Insomma, io ho incrociato un pullman pieno di gente che mangiava i sandwich e io ero pieno di lavabos. E non c'avevo la freccia, veramente me la sono passata d'ora, sa. Dopo lei va in giro per tutte le cose così. Hai rotto le frecce? Dillo, no? Io ti do un tot e le mettiamo a posto. Ma non capisco l'incongruenza. Cioè, ti dico, mi è rimasta solo questa gomma. Ma si può fare una figura così? Guardi come si comporta, lei va in giro a fare... Però quando si tratta di... Poi c'è un difetto, no? Beve troppo. Lei quando beve o canta o rovina i camion. No, non si può andare avanti così perché... Io la conosco di persona perché sono uscito una volta 9 anni fa. Però se vuoi il camion sì, io te lo do, no? Però perché me lo devi... A me è quello che mi fa diventare pazzo, sono le frecce che non vanno, ma dimmi... Dopo va a fare... No, dammi il mio camion in ordine e poi ne parliamo. Scusa, io 2 anni fa gli ho detto, vuoi il camion? E lei mi fa, non saprei, gliel'ho dato lo stesso. Veramente, io se vuole il camion glielo ridò. Non ti bastava più. Non c'è più il camion, sei tutto rovinato. Non cantavamo più. Non c'è niente da cantare, devo fargli mettere a posto le frecce, l'avantreno, mi è rimasto una... Più. Scusa, ma adesso... Dopo lei è una persona che se la prende troppo, io non so più cosa dirgli. Dimmi. No, non ti dico niente. No, non c'è niente da dire, no, niente.